Allora, quello che facciamo nella prossima, diciamo, mezz'ora circa è quantomeno iniziare a scrivere quali potrebbero essere le tabelle, i componenti e le API del tema d'esame sugli indovinelli. E per le API possiamo lasciar perdere al momento tutte quelle che riguardano il login, il logout, perché tanto sono abbastanza standard e comuni tra vari progetti, quindi ci dovranno essere nel README le API per il login, per il logout, eccetera, però per velocità evitiamo di scrivere API che potremmo prendere dall'ultimo laboratorio e incollare in questo README. Io farei così. Io vi lascerei un quarto d'ora, 10 minuti, o un quarto d'ora, facciamo un quarto d'ora, facciamo finire alle 10:30, quindi 13 minuti, per iniziare a pensare voi quali possono essere le API, le tabelle dell'utente e i componenti principali di un'applicazione React per questo tema d'esame sugli indovinelli. Fra un quarto d'ora mi dite cosa avete pensato e se si converge su delle tabelle e quant'altro li scriviamo, se si diverge vediamo quali sono vantaggi e svantaggi delle varie opzioni e poi ne scegliamo una. Ok? Quindi io metto in pausa la registrazione fino alle 10:30 e poi alle 10:30 proviamo a compilare questo insieme dalle vostre idee su tabelle utenti, API del server e componenti React, di nuovo lasciando perdere quello che riguarda il login, il logout e quant'altro. Ok? Quindi 13 minuti, 12 adesso, in cui potete lavorare da soli, in coppia, in gruppo, eccetera, per scrivere quantomeno quelli principali, API, tabelle del database e componenti del tema d'esame sugli indovinelli. Facciamo così, fatemi mostrare, e poi però ho bisogno della vostra attenzione di tutti, inclusi quelli che fanno round game e cose che non c'entrano con i Riddle. Fatemi mostrare tre progetti di vostri colleghi che hanno dato quell'esame, così vedete anche gli aspetti grafici, eccetera, che hanno guardato, può servirvi come esempio. Tre progetti di vostri colleghi che hanno dato quell'esame, tre progetti buoni. Uno di questi ha fatto tutto giusto, gli altri due quasi, quindi non sono perfetti tutti e tre. Era un secondo appello, c'era poca gente in quel secondo appello che hanno consegnato, quindi non c'erano tantissimi esempi da cui prendere. Io ho preso tre, di nuovo, tre migliori che c'erano e proviamo a guardare i readme, così vedete per i quattro che hanno fatto l'esercizio, vedete come hanno strutturato le tabelle. E quindi qua ci sono tre esempi anonimizzati. E quindi per esempio questo qui che è l'esempio 1, e aveva come route, partiamo dal database. Aveva la tabella utenti con email, password, sale e score, quindi simile a quella che abbiamo fatto che avete fatto anche nei laboratori. Questi sono tre esempi dal corso in inglese, quindi le tabelle sono in inglese, tutto in inglese, perché io facevo il corso in inglese fino all'anno scorso. Quindi gli esempi che posso prendere sono da studenti che hanno fatto il corso in inglese. Questa è la tabella dei Riddle, degli indovinelli, in cui c'era l'ID dell'indovinello, l'indovinello, la domanda, la risposta corretta, il livello, medio, facile, difficile, la durata in secondi, la data, l'ora in cui la prima risposta era data per fare iniziare il conteggio, i due hint, se era attivo oppure no, quindi se era aperto o chiuso, e qual era l'utente che
chi aveva inserito, chi era il creatore di quell'indovinello, sulla mail, perché ha usato la mail come chiave primaria. E sarebbe stato meglio usare l'ID. Perché sarebbe stato meglio usare l'ID come chiave primaria nella tabella utenti? Perché l'ID è sicuramente univoco, anche la mail è sicuramente univoca. Cosa cambia tra la mail e l'ID? Perché noi, per esempio, nel database abbiamo sempre avuto email e ID, e non solo email? Negli esempi che abbiamo fatto in aula, nei laboratori, cioè ID e email. Sì, però non è il motivo. Cioè sì, l'ID è numerico, si può è autoincrementare, la mail no. Perché con l'ID non facciamo l'autenticazione? Non è veramente quello il motivo? Cosa può cambiare con la mail? Scusa? La mail può essere modificata. Io posso avere una mail oggi e decidere domani che voglio usarne un'altra. Quindi potrei voler modificare la mail. Allora, se uso la mail come chiave primaria e io modifico la mail, devo poi andare in tutte le tabelle a modificare la mail di quell'utente in maniera pervasiva. Se io uso l'ID dell'utente, non mi interessa se la mail è stata modificata, tanto mi rimarrà sempre 5 scritto in tutte le tabelle. Questo è perché alcuni siti, per esempio, non vi permettono di cambiare la mail dell'utente, perché se no, se hanno progettato il database con la mail come chiave primaria, questo, quindi qui sarebbe stato meglio usare l'ID dell'utente. E poi la tabella risposta, che contiene una riga per ogni risposta, con l'ID della risposta, risposta, ID dell'indovinello e chi ha inserito la risposta. Poi le API erano, escluse quell'utente, c'era un API per prendere tutti gli indovinelli, c'era un API per prendere i miei indovinelli, quelli che ho creato io, quindi questo si poteva fare anche con la stessa API, con magari un parametro, eccetera, anche con due API va bene, c'è un API per prendere tutte le risposte dei riddle chiusi e per prendere le mie risposte. C'era un API per il ranking, per i top 3 utenti, e una per prendere tutte le informazioni del singolo riddle aperto. Poi un API per aggiungere la risposta, e una per aggiungere il riddle, e basta. Quindi in questo caso gli suggerimenti, vedete, sono nell'oggetto che viene ritornato, ma dice sono tornati solo se il countdown è sotto le condizioni. Quindi usava la stessa API che, chiamata all'inizio, dava le informazioni sull'indovinello, è usato al 50% del tempo, chiamando la stessa identica API, ridava tutte le informazioni in precedenza più suggerimento 1, e richiamata dopo il 25% del tempo più il suggerimento 2. E quindi qui c'era un po' di dati che venivano rimandati indietro di volta in volta, e con gli errori 500, 404, eccetera. E poi come route client aveva l'home page, il login, la pagina del ranking, la pagina dei miei indovinelli, dove vedevo gli indovinelli che ho creato io, la pagina per aggiungere il form, per aggiungere un nuovo indovinello, e la pagina per rispondere a un riddle, a un indovinello aperto. E poi un default per tutte le altre route React che andava su 404. E come componenti aveva la navbar, il login del form, il componente dei miei riddle, il componente per il ranking, il form di risposta, il form per la creazione di un riddle, la tabella con i riddle chiusi e la tabella con i riddle aperti. E poi molti altri componenti, questi erano quelli principali ovviamente. Quindi un po' c'è un mapping tra i componenti e le route, e un po' tipo tabella aperta, tabella chiusa, no, però sono componenti significativi, ovviamente. Ok? E poi qui c'è lo screenshot, eccetera. Guardiamo un altro readme. Io non so chi siano questi tre, perché li ho anonimizzati, quindi non mi ricordo. Però vediamo se ci sono delle differenze significative. Nel database
Vedete, la tabella non ha praticamente differenza, c'è solo forse, non ha differenza, e forse prima non c'era la tabella rank, non mi ricordo, però la tabella dei riddle, la tabella delle risposte e la tabella degli utenti, queste sono tre tabelle che bene o male ci sono sempre, e come API, questa ha scritto più esempi, e vabbè, quella dell'autenticazione lasciamole perdere. Qui c'è, prendo tutti i riddle secondo un filtro. Ah, che può essere tutti aperti, chiusi, i miei e non i miei. La persona di prima ha fatto due API diverse, questa è stata un API con più parametri, con i vari esempi. E questa persona ha fatto un API diversa per prendere il suggerimento. Quindi quella di prima aveva un'API unica che veniva chiamata diverse volte, in base a quando veniva chiamata veniva riempita in maniera diversa. E non era una delle due opzioni che abbiamo discusso prima. Questa persona invece ha deciso di avere un'API, che era la seconda opzione che dicevamo prima, per avere l'int numero 1 o l'int numero 2. Quindi quando avevo bisogno dell'int numero 1 lo chiedevo con un'API a parte. Poi un API per aggiungere un riddle e un API per aggiungere una risposta al riddle. Quindi, di nuovo. Poi un API per prendere tutto il ranking, e in questo caso aveva anche creato un API per prendere gli score dell'utente specifico. Probabilmente aveva questa informazione da qualche parte, questa non era strettamente richiesta, però l'ha aggiunta. Sì. Si faceva, secondo me, in risposta a questo post. Aggiungo una risposta e la risposta alla post mi dirà qualcosa. Credo. E, da quello che c'è scritto qui in questo readme. No? E i componenti, ecco, questa persona ha deciso di dividere i componenti partendo da app, router, context provider, ho usato anche tre contesti, eccetera. E in questo caso c'era la navbar, la pagina per aggiungere il riddle, che all'interno aveva il form del riddle, il login page con il login form, quindi qui una struttura dei componenti più gerarchica rispetto al readme di prima. Il readme di prima andava bene lo stesso anche senza questa gerarchia, di pagine. L'importante è che ci siano i componenti principali. Qui probabilmente ha aggiunto anche componenti che non sono così principali, come il not authenticated user riddle body, che probabilmente era un sottocomponente di riddle list e si capiva bene lo stesso. E nome utente e password. E guardiamo anche il terzo e poi eseguiamoli, così se partono ancora dopo 2 anni. Tabelle, suppongo che le tabelle del database sono più o meno sempre le stesse, utenti, indovinelli, risposte. In questo caso non c'era una tabella per lo score era nella tabella utente, quindi quando volevo fare un ranking interrogavo la tabella utente, prendevo i top 3 per score e fine, non c'era bisogno di un'altra tabella in effetti. Come API, quindi, però come tipo di contenuto questo va bene, come lunghezza, non come nome dell'API in questo caso. Un API per prendere tutti i riddle, per prendere i riddle aperti, per aggiornare, per mandare la risposta al riddle e per e per aggiornare il riddle nel caso in cui sia stato chiuso con il vincitore del riddle, quindi il vincitore che ha messo la risposta corretta. E quindi vedete diversi modi: post riddles per aggiungere un riddle, post answer per aggiungere una risposta, get ranking per avere la lista del ranking, e put score per aggiornare lo score di una persona in modo da memorizzarlo per poterlo vedere nella tabella del ranking. Quindi ogni volta che uno vinceva aggiungeva 5 punti al suo score nella tabella score.
E come in termini di route, vedete, c'è sempre la home page, c'è la pagina ranking, c'è la pagina per aggiungere un riddle, una risposta, c'è la pagina per aggiungere un riddle, c'è la pagina del singolo riddle, c'è la pagina profilo, dove c'era il suo score, la lista dei riddle, dei propri riddle, quindi questa persona non ha fatto una pagina i miei riddle, i miei indovinelli, l'ha messo nella pagina profilo, che era lecito, non era richiesto in un modo o nell'altro, l'importante è che ci fosse, e la pagina login. E in termini di componenti, c'era il form di risposta del riddle, il form del riddle per aggiungere uno nuovo, il login, il logout, la pagina dei miei riddle, e la tabella del ranking e la tabella con tutti i riddle disponibili. Quindi più o meno anche componenti, molti sì, sono comuni. Vedete, tre progetti andati abbastanza bene. Uno era, non mi ricordo quale dei tre, sarei tentato di dire o il primo o il secondo, era fatto molto bene, gli altri due un pochino meglio, ma comunque rispettavano i requisiti funzionali e non funzionali di quell'appello interamente, al netto di magari qualche problema. E proviamo a lanciarne un paio, giusto per vedere come erano esteticamente. Fatemi installare tutto un attimo. Questo era uno. Che non ho corretto io, direi. Se no me lo sarei ricordato, credo, come un trauma. Però, no, nel testo c'è scritto deve essere usabile e funzionante, quindi è audace. Però funzionava e quindi rispettava le specifiche, c'era il ranking, c'erano delle cose. Ecco, se proprio non ci volete male, magari evitiamo così, però poi c'è la parte loggata, ecco, però ecco, non vi, se fate una cosa del genere, dove finì, non c'è neanche qua, se fate una cosa del genere, non, come dire, ci rendete tristi ma non perdete punti, ok, l'importante è che funzioni ai fini di questo corso. E proviamone un altro, però, perché però avete, insomma, avete visto un esempio. E questo era l'ultimo, proviamo magari il primo, nella speranza di essere più fortunati. Ok, questo più minimal, vedete, questa persona ha deciso di dividere, non era richiesto, no? Ha deciso di dividere i riddle tra aperti e chiusi, potevano essere anche un'unica tabella con un'etichetta, l'importante è che fosse indicato, quello di prima aveva i riddle tutti mischiati e poi in base al colore e in base all'etichetta aperto-chiuso distingueva l'uno l'altro, questo è due tabelle,
il testo non specificava una cosa o l'altra e quindi andava bene entrambe le opzioni. L'importante è che ci fossero. E poi se io clicco su risolvi, ovviamente non me lo fa fare perché devo fare il login prima. Proviamo a fare login, tanto ci sono le credenziali. Per esempio usiamo me, password. O magari non me, però mio omonimo. E se io provo a risolverlo, vedete, questa era da 1 minuto e 40. Il countdown non sta facendo il countdown. Che cosa puoi tenere nella tua mano destra che non hai nella tua mano sinistra? Prendiamola a 30 secondi. Che cos'ha gambe ma non cammina? Anche la sedia ha gambe ma non cammina. Cioè. Ecco, diciamo che questo 30 secondi secondo me non sta funzionando molto. Tavolo. Sbagliato. Adesso, ah sì, dopo la prima risposta, giustamente. Parte dopo la prima risposta. Quindi dovrei fare logout e login con qualcun altro. Era sbagliata e quindi adesso aspettiamo 30 secondi e vediamo la risposta giusta. E se no, in quelle chiuse si può vedere che cosa è bagnata mentre si asciuga ed è l'asciugamano. E, che cosa ha molti denti ma non può morsicare. E, comb. È il pettine, giusto. E, anche la balena in questo caso, ma era la risposta sbagliata. Ecco, sono passati 30 secondi, quindi il meme delle gambe qua era la sedia. Sì, tavolo, sedia, abbiamo scelto quella sbagliata. E vedete, qui c'è la lista delle risposte con indicata quella giusta e la mail di quella giusta. Non c'era un tempo, non c'era niente, perché il testo non lo specificava, ma si poteva anche inserire. Ok, quindi vedete, questo è fatto in maniera molto diversa. Poi c'era un ranking qui, dove c'era il ranking con la posizione, i punteggi, e io potevo vedere i miei riddle, e, eccetera. Ok, adesso, giusto per curiosità, guardiamo anche il terzo. Com'era, giusto per darvi un'idea completa, e poi basta. Questi, ripeto, sono stati presi a caso da un elenco di persone, quindi... Vediamo com'era questo. Vedete, questo è ancora diverso, più simile al template del laboratorio, in cui c'è un filtro, posso filtrare tra tutti, aperti e chiusi, l'importante è che si potesse, e poi tra quelli chiusi posso vedere, se fossi loggato potrei vedere la risposta. E di nuovo potrei loggarmi, e il ranking è qui, è fatto diverso, non c'è l'iconcina, l'importante è che però le informazioni ci fossero. E posso loggarmi, in questo caso il login è stato personalizzato, e posso anche tornare come continua, come guest, quindi utente non anonimo, invece prima non c'era, c'era nulla e basta, quindi... Vedete, diversi modi di fare, tre diversi modi, uno esteticamente molto piacevole, gli altri due sono questi, e di fare la stessa cosa.
E questi come funzionamento erano tutti paragonabili. Ok? Così, giusto che abbiate una panoramica di alcuni possibili esempi. Domande su questo tema dell'esame passato? E vedete, questa lista di API dovrebbe essere quella che ogni secondo aggiorno la lista di tutti i readdle disponibili. E quindi ce n'è una, ce ne sono tante, perché ogni secondo viene fatta la richiesta. Questo però era la specifica, non era una cosa desiderabile se non viene richiesto, ovviamente. Domande su questi... su questo che abbiamo appena visto? No? Sì? Allora, dedichiamo questi 40 minuti a parlare di quello che il 99,8% di voi stava facendo, che è questo, dove 98,8% è sicuramente contato precisamente. E, allora, diamo una lettura insieme a questo, poi so che ci sono domande, perché ho detto dopo, quindi so che ci sono, e proviamo a rispondere alle domande. Allora, quello che dovete fare è... progettare e implementare un'applicazione web per giocare a una versione single player di un gioco che esiste e che si chiama What Do You Meme. E come funziona questa versione single player? Ogni giocatore riceve un'immagine di un meme casuale e 7 possibili didascalie per quel meme, quindi 7 didascalie, non 8, non 5, 7. E il giocatore che riceve questo meme 7 didascalie deve indovinare la didascalia giusta per il meme. Il gioco quindi si basa su un archivio di diverse immagini di meme. Ogni immagine di meme è associata ad almeno 2 didascalie, almeno 2, possono essere 2, possono essere 3, possono essere 5, possono essere 11, che meglio si adattano all'immagine, ed è possibile che una didascalia sia associata a più di un meme. E poi ci sono didascalie che non si adattano magari a nessuno dei meme. Questo non è vietato. Però almeno 2 didascalie devono associarsi per forza a uno dei meme presenti. E siete liberi di usare i meme e le didascalie che preferite. Quindi non c'è una tabella, non c'è un elenco di meme obbligatori. Il gioco si svolge in più round. Ogni round propone un meme come segue. Il giocatore riceve un'immagine di un meme casuale e 7 possibili didascalie per quel meme, anch'essi in ordine casuale. E sia l'immagine che le didascalie devono arrivare dal server, quindi il client deve avere meno informazioni possibili su quali siano le didascalie che si associano a quale meme, in maniera corretta. Ma è il server che deve contenere questa informazione. E tra le 7, di nuovo, 2, esattamente 2, devono essere quelle che meglio si adattano al meme. Quindi 2 devono essere le opzioni giuste e 5 quelle sbagliate. E il giocatore deve poi selezionare una didascalia che meglio si adatta al meme entro 30 secondi da quando ha aperto la pagina. Se il giocatore seleziona una delle 2 didascalie appropriate per il meme entro i 30 secondi, ottiene 5 punti. Il round finisce e l'applicazione mostra un messaggio che segnala la fine del round. Dirà qualcosa, congratulazioni, il tuo round è finito, hai indovinato la didascalia giusta. Premi qui per andare avanti. Qualcosa del genere. Poi esattamente cosa è lasciato a voi, ma deve segnalare che il round è finito e si può proseguire con qualcos'altro. Se il giocatore invece seleziona una delle altre didascalie oppure passano più di 30 secondi, ottiene 0 punti. Anche in questo caso l'applicazione mostra un messaggio che dice hai selezionato la didascalia sbagliata oppure hai fatto scadere il tempo e mostra anche però le 2 didascalie che sono le migliori per quel meme. Questo per tutti, utenti registrati e utenti non registrati.
Gli utenti registrati, cioè quelli che hanno fatto il login, giocano però una partita composta da 3 round. Quindi alla fine di un round gli utenti registrati passeranno al secondo round e poi passeranno al terzo, oppure potranno uscire e abbandonare la partita, per esempio, mentre gli utenti non registrati giocheranno un round e poi torneranno, per esempio, alla home page. Non avranno per forza da fare un secondo round, perché non saranno in una partita. Per gli utenti registrati, quindi per chi sarà nel database, e solo per loro, tutti i loro round saranno registrati al termine di ogni partita. La cronologia dei loro punteggi sarà visibile in una pagina di profilo utente. Quindi ogni persona avrà un profilo utente in cui vedrà i propri punteggi. La cronologia, questa è nuova di un quarto d'ora fa, la cronologia deve mostrare tutte le immagini dei meme con il punteggio ottenuto, 0 o 5, per round, quindi il risultato di ogni singolo round, e anche il punteggio totale della partita. Questo di nuovo solo per gli utenti loggati. E il punteggio totale della partita è la somma dei punteggi dei singoli round ottenuti nella partita, quindi quello è un conto che si può anche fare al volo, se volete. I meme già mostrati per gli utenti loggati non dovranno essere ripetuti nei round successivi della stessa partita. Quindi se io nella partita 1 vedo il meme 1, quel meme 1 non mi deve più comparire né nel round 2 né nel round 3. Potrebbe comparirmi in una partita dopo 10 minuti, quello sì, ma all'interno della partita quel meme è usato. Dopo 3 round la partita si ferma e viene visualizzato il punteggio totale, che è la somma dei punteggi dei 3 round, insieme a un riepilogo dei meme abbinati correttamente e delle didascalie selezionate, che è un sovrainsieme di quello che finisce nella cronologia. E questo è quanto riguarda gli utenti registrati. Gli utenti anonimi, quindi prima di fare il login, possono invece giocare solo a partire di un round e non avranno accesso a nessuna funzionalità degli utenti registrati. Quindi non avranno accesso a una pagina utente, non avranno accesso a una cronologia, non avranno accesso a nessuna registrazione dei loro punteggi, eccetera, eccetera, eccetera. Faranno solo quello che è scritto in questi 4 punti qui. Ricevo un'immagine, gioco, se è giusto vedo congratulazioni, torna indietro, se è sbagliato o sono passati 30 secondi, vedo la risposta giusta e poi torna indietro. Questo è quello che succede per utenti non loggati. Dopo la fine del gioco, quindi dopo la fine di una partita, il giocatore può cominciare una nuova. E dopo la fine di un round, il giocatore l'utente anonimo può far partire un nuovo round. E l'organizzazione di queste specifiche in schermate diverse, come dicevamo prima, è lasciata a voi. Quindi questo può essere tutto nell'home page, può essere in pagine diverse, tranne che per la pagina profilo utente, che ovviamente deve essere la pagina profilo utente. E questi sono i requisiti funzionali, diciamo così, del progetto. Cioè cosa deve fare il progetto con margini anche da parte vostra di adattamento. Poi ci sono dei requisiti extra che alcuni dicono dovete usare le tecnologie che abbiamo fatto durante il corso e non cose diverse. Quindi per esempio l'architettura dell'applicazione e il codice sorgente devono essere sviluppate adottando le migliori pratiche di sviluppo del software, in particolare per le single page application che sono React e le API HTTP. Quindi commenti quando servono, il codice commentato lasciato dentro l'applicazione consegnata magari no, e console log buttati qua e là nell'applicazione che consegnate magari li togliete, queste cose qua. Le API magari le facciamo come vi abbiamo fatto vedere, quindi collezione e individuo all'interno della collezione, con get e post usati con senso e quant'altro. L'applicazione deve essere pensata per un browser desktop, quindi non mobile, non tablet, eccetera, e la responsività, quindi il responsive, non è richiesto. Deve funzionare su un desktop. Il progetto deve essere un'applicazione React che interagisce con API HTTP in Express. Node.js deve essere quello usato nel corso, quindi la versione 20 LTS.
il database deve essere memorizzato in un file SQLite e il tutto deve essere fatto in JavaScript. E il file SQLite va consegnato insieme al progetto, come per il laboratorio, per gli esercizi che abbiamo visto. La comunicazione tra cliente e server deve seguire i pattern dei due server, quindi usando course, esattamente come abbiamo fatto durante il corso. La valutazione del progetto sarà effettuata navigando, la valutazione per la parte funzionale sarà effettuata navigando all'interno dell'applicazione. Quindi l'orale funziona così. Una domanda sul codice, per subito capire se è fatto da voi o no. Il README, lanciamo tutto e proviamo tutte le funzionalità secondo le specifiche. Altre domande sul codice. Fine dell'orale. Quindi quella parte di navigazione all'interno dell'applicazione, navighiamo, non premeremo di proposito un refresh, né scriveremo a mano una URL, tranne localhost 5173, ovviamente, apposta. Quindi non è che andremo in una pagina e premeremo il refresh per vedere cosa succede. In un comportamento normale. Certo, se tutto si pianta, magari premeremo il refresh per uscire da una situazione in cui l'applicazione non funziona più, però non sarà una pratica per cercare di rompere o di non far funzionare l'applicazione. E inoltre l'applicazione non dovrà mai autoricaricarsi come conseguenza di un uso normale dell'applicazione stessa. La directory del progetto deve seguire il template che avete ricevuto, quindi deve contenere un README con tutte le informazioni che abbiamo visto, una cartella client, una cartella server, e noi lanceremo, eseguiremo i vostri progetti esattamente con quei comandi. Quindi cd server, nodemon index mjs, cd, e poi cd client, npm run dev, dopo aver installato tutto. Quindi se voi rinominate index in server, vi fate un dispetto da soli, per esempio. E però se seguite il template che avete, non avete problemi. Nodemon sarà installato globalmente. L'unico pacchetto installato globalmente è Nodemon. Tutti gli altri pacchetti che installate, se li avete installati sul vostro computer globalmente, installateli localmente nell'applicazione, perché sennò non finiscono nel package JSON e quindi non vengono installati. E se non si installano, l'applicazione non parte. E se non parte, andiamo male. L'intero progetto deve essere consegnato tramite GitHub Classroom, come avete sperimentato durante il laboratorio 11. Il progetto non deve includere la cartella node modules, in quanto lo ricreiamo con npm install, e può usare librerie come React Bootstrap, DJS, eccetera, se hanno senso, e comunque devono essere dichiarate nel file package.json in modo da installarle localmente. L'autenticazione dell'utente, login e logout e l'accesso alle API devono essere realizzati tramite passport e cookie di sessione, quindi esattamente quello che avete visto in aula è fatto in laboratorio, e le credenziali devono essere memorizzate nel database in formato hash e con il sale, esattamente come abbiamo fatto durante il corso. La registrazione del nuovo utente non è richiesta né valutata, che vuol dire non perdete tempo a fare le pagine di registrazione di un utente. Dopodiché, e questa è una parte nuova di quest'anno, ci sono questi requisiti di qualità, che vuol dire che verranno valutati, oltre alle funzionalità dell'applicazione, come avete progettato e organizzato il database, come avete progettato le API HTTP, secondo il README, e come avete organizzato i componenti React e le loro root, secondo il README, e un uso corretto dei pattern di React, quindi look usato quando serve e non a caso, per esempio sugli effetti, il contesto usato solo e se serve e non per fare tutto, quant'altro, evitare la manipolazione diretta del DOM, quindi con i metodi che abbiamo visto prima di iniziare React, queste sono cose che ovviamente non rientrano nell'uso corretto dei pattern di React. La chiarezza di codice, l'assenza di errori e warning di programmazione nella console del browser, tranne quelli da causati da errori di eventuali librerie importate. Per esempio React Bootstrap, se usato in un certo modo, può lanciare un warning nella console del browser. Però quello è React Bootstrap, e guardando su quali file viene scatenato il warning, vedete che è proprio un file di Bootstrap e non vostro, e quindi voi non potete farci niente. E vabbè, assenza di crash delle applicazioni o gestione o eccezioni non gestite, o un'applicazione che non funziona, no?
Validazione essenziale dei dati, sia in Express che in React, quindi per esempio i form. Usabilità e facilità d'uso basica, per cui la cosa viola di prima. E originalità della soluzione, quindi un minimo di contributo originale da parte vostra. Poi ci sono i requisiti del database, quindi ci vogliono in questo caso almeno 10 immagini di meme, 50 possibili didascalie e almeno 2 utenti registrati. E uno degli utenti registrati deve aver giocato alcune partite con successo. Deve aver finito dei round con successo. Deve avere dei punti. L'altro potrebbe anche non aver mai giocato nessuna partita. E poi c'è il contenuto del README, che è quello che abbiamo visto prima, con la specifica, vedete qui, dello screenshot. In questo caso si richiedono 2 screenshot dell'applicazione durante un round di gioco. Quindi 2 screenshot diversi dell'applicazione durante un round di gioco. E poi c'è la procedura di consegna, per cui dovete fare push nel repository e aggiungere un tag final, scritto final, F-I-N-A-L, tutto minuscolo, senza spazi, senza lettere maiuscole, non final version, solo final, in un tag git, e qui ci sono dei comandi su come si fa un tag git, ma in alternativa c'è anche scritto come farlo tramite l'interfaccia web di GitHub, quindi seguendo creare una nuova release. E poi qui c'è esattamente quello che facciamo noi per clonare, per usare il vostro progetto. Quindi noi lo cloniamo dal vostro repository e facciamo il checkout in un altro branch per non toccare il branch che avete usato voi, e poi facciamo cd client, npm install, npm run dev, cd server, npm install, nodemon, index mjs. Se questi comandi funzionano anche da voi senza problemi, allora tutto dovrebbe essere a posto. E di nuovo, attenzione ai pacchetti installati a livello locale e versus globale, controllare se possibile se un'installazione è pulita o sapere cosa state facendo, dipende. E poi qui c'è un commento su fate attenzione che Linux è case sensitive nel nome del file, mentre Mac e Windows non lo sono. E questo vuol dire che se voi programmate, questo cosa vuol dire? Vuol dire che se voi fate import di un file che avete chiamato meme con la M maiuscola, ma lo importate con la lettera minuscola, su Windows e Mac dovrebbe funzionare lo stesso, anche se la lettera maiuscola non è rispettata. Se fate girare quello su Linux, vi dice che il file non esiste, perché in effetti il file si chiama con la lettera maiuscola e non minuscola. Quindi, occhio, è anche una buona pratica di programmazione in realtà, se un file si chiama meme con la M maiuscola, importatelo come meme con la lettera maiuscola, perché meme con la lettera minuscola, in base al sistema operativo, potrebbe essere un altro file, addirittura, e quindi avere un comportamento diverso. Quindi, occhio che se importate qualcosa, di importarlo come scritto nel file, non da altre parti. Ok. Questo è quanto. Prima delle sicure domande, fatemi dire 2 cose sulle immagini. Allora, perché non abbiamo mai avuto a che fare con le immagini durante il corso, ma qui ci sono delle immagini, giusto? Qua ci sono i meme. Quindi, dove devono stare le immagini? In React o in Express? In Express, e questa era la risposta facile. Spero di non aver sentito in React. In Express. Come facciamo a tenere traccia delle immagini nel database? C'è una risposta giusta e una risposta molto sbagliata. La risposta è... Questa è la risposta molto sbagliata. In un blob. Con i path. Quindi le immagini non mettetele come blob nel database. Possono essere messe come blob nel database tecnicamente, ma non è il lavoro del database tenere un blob di 10 mega per immagine o 100 mega o 1 giga per immagine. Non è il suo lavoro. Le immagini sono file statici, stanno nel server
e nel database c'è scritto neanche il path, il nome dell'immagine con estensione. Quindi meme1.png. Questo è quello che vi serve tenere nel database. O il path parziale. Le immagini poi saranno in una cartella e vi ricordo, queste sono le slide su Express, quindi le abbiamo viste e le avete, vi ricordo che Express ha questo middleware che si chiama Static, che fornisce automaticamente tutto il contenuto della cartella in cui sono contenuti i file static senza che voi dobbiate definire delle route per quei file. Quindi se voi fate così, app use express static public, e avete una cartella public all'interno di Express, tutto quello che è all'interno della cartella public viene automaticamente fornito su localhost, porta del server, slash quello che c'è all'interno della cartella. Quindi se dentro la cartella public c'è un'altra cartella che si chiama immagini con dentro kitten, sarà localhost 3000-3001 slash immagini slash kitten. Quindi manca public nella URL. Se invece avete solo una cartella public con dentro tutte le immagini, sarà direttamente localhost 3000 slash il nome dell'immagine, scritta su disco, che è lo stesso nome che potete mettere anche nel database. E tutte queste sono fornite in automatico da Express con questo middleware. Quindi non avete bisogno di scrivere una route per ogni immagine. Semplicemente andate a chiamare l'immagine e vi viene restituita. Quindi vi basta, se non avete cartelle particolari, tenere o solo il nome, oppure se avete una cartella, per qualche motivo, organizzate le vostre immagini in cartelle, allora ci vuole anche il nome parziale della cartella, in modo che poi possiate fare localhost 3001 slash quello che prendete, che ricevete dal database, per ottenere l'immagine che vi serve del meme. E questo lo potete fare con questo middleware, che ha come opzione, per esempio, anche di dire che la URL può essere modificata ad aggiungere static, eccetera. E questo public è il nome della cartella, ma potete anche chiamarlo diversamente. L'importante è che si chiami nello stesso modo che scrivete in express.static. Ok? E questa era una cosa che volevo dirvi. Quindi non serve memorizzare le immagini come blob nel database, evitate di farlo in generale. Le immagini sono file statici, esattamente come sono file CSS, file statici, possono stare in una cartella e venire serviti da Express e React le chiederà, le vedrà e le mostrerà all'interno dell'applicazione. All'interno di un tag immagine, un tag HTML e IMG. Ok, domande. Le immagini, se fate è una get a quell'indirizzo e vi ritorna direttamente l'immagine. Quindi proprio l'immagine, come potete anche andare su un browser e scrivere localhost 1001 slash la mia immagine.png e vedete l'immagine nel browser. Sì. Non so dove stai leggendo, scusami. Dopo c'era anche il gioco si ferma e il gioco proprio sale. Sì. Nell'epilogo, cosa va inserito? I meme abbinati correttamente, le didascalie selezionate. Se qualcuno sbaglia il round, non lo metto. No, lo mette. Perché sennò non ci sarebbero didascalie selezionate. Quindi la messa l'immagine e due didascalie giuste e quella selezionata per tutte le RAM. Ok, è ambiguo, sono d'accordo. Un riepilogo, dunque, se fosse solo un riepilogo dei meme abbinati correttamente, la didascalia selezionata è ovviamente una di quelle giuste, quindi sì, dovrei far vedere quale delle due giuste è.
e se ne sono una sbagliata non sarebbero più meme abbinati correttamente. Quindi sì, lo rifrasiamo in modo da includere insieme a un riepilogo dei, vediamo se così, che include solo i meme abbinati correttamente e le loro didascalie selezionate. Quindi se è sbagliata, nada, esatto. E se è giusta, metto solo quella selezionata? Sì. Fatemelo mettere nel rosso. Altre domande? Senza loro. Scusate, dimmi. La domanda è? Se lo faccio cosa succede? Sì, l'ho capito. Ma qui dice, qui non dice neanche quello, qui dice, dopo tre round la partita si ferma, viene visualizzato il punteggio totale 10, vuol dire che non fate due giuste e una sbagliata, e viene mostrato un riepilogo, per come l'abbiamo appena cambiato, che include il primo meme con la sua didascalia giusta, che ha preso 5 punti, e il terzo meme con la sua didascalia giusta e che ha preso gli altri 5 punti. Quindi il secondo meme, per come l'abbiamo appena rifrasato, non compare nel riepilogo. Questo è quello che abbiamo appena rifrasato. Se tu volessi aggiungercelo, non muore nessuno. L'importante è che quello ci sia. La history è diversa, la history è sopra. Però possiamo riproporre tendenzialmente questa pagina uguale. No, perché nella history invece ci deve essere anche non è richiesta la didascalia. Sì. Sì. La domanda è se ci distacchiamo o... Se vi distaccate fate di più, cioè, avete dedicato più tempo a fare qualcosa che poteva richiederne meno. Se fate di meno o diverso, in violazione a, non va bene. Sì, ci sarà scritta e non è arrivato nulla. Non c'è. Ritenta sarebbe fortunato. Giusta rispetto a quel meme. Però, anche però occhio che... Pensa, ho capito dove arrivi, ma... Pensare in un'ottica di gioco. Cioè, se tu mi dici tutte le volte qual è quella giusta, io poi la volta dopo che mi capita quel meme, se mi ricordo, so qual è quella giusta. E se nella history ho tutte quelle che ho sbagliato, oppure ho quelle che ho fatto giusto, oppure ho... la correzione di quello che ho sbagliato, e allora la prossima volta che mi capita quel meme so qual è la risposta giusta e allora prendo 5 punti. Cioè, no? Quindi... Però secondo me ha senso mettere la history che risposta hai dato. Cioè, la risposa giusta... Fare, cioè, devi proporre proprio il riepilogo del che capita selezionato. Questo, in generale, questo è quello che è richiesto. Se poi volete fare di più di quello che è richiesto, che non è in violazione con quello che è richiesto... E tempo in più che decidete di dedicare al progetto volontariamente. Scusami? No, perché tanto non c'è niente da salvare per l'utente anonimo, quindi vede congratulazioni, hai fatto giusto, oppure congratulazioni, hai sbagliato, fine. Quindi,
Sì. Il punteggio che ho ottenuto? Sì. Ok. Anche la risposta che ho messo? Non è richiesta. Ok. Quindi l'importante è che... L'importante è che le immagini con il punteggio ottenuto, 0-5, che vuol dire che l'ha fatto giusto o sbagliato, per ogni singolo round, vedi, per round, e poi il punteggio totale della partita, che sarà la somma dei tre round sotto. Tutte le partite che ha fatto, sì. Questo si applica solo agli utenti loggati. Gli utenti non loggati non hanno cronologia e non c'è salvataggio di informazioni. Tutte le altre domande che abbiamo sentito prima? Qualche consiglio per il timing? Qualche? Consiglio per il timing. Spero ci sono altre domande. Di farlo. E di farlo di 30 secondi e non di meno. E noi abbiamo visto un solo modo per fare timer, quindi... Direi che quando abbiamo visto l'asincrono in JavaScript. Quindi quello, o quelle slide, all'inizio proprio dell'asincrono, prima delle promise, prima di tutto, abbiamo detto c'è un modo in JavaScript che vale sia per Node che per i browser, che permette di fare un... succedere qualcosa dopo un po' di tempo. E l'abbiamo anche usato per rallentare il server... qualche settimana fa. Altre domande? Vai. Dopo ogni round c'è un semplice messaggio, posso fare anche un recap del round? Non è... Un messaggio adeguato. Dipende tu cosa intendi per adeguato. Quello che chiede qui, allora, se il round, se ha selezionato quello giusto, ti dice 5 punti, hai selezionato quello giusto, quindi non c'è molto da, no? Nell'altro caso ti dice, mostra un messaggio adeguato insieme alle due didascalie che sono le migliori. Quindi, in questo messaggio adeguato potresti includere, se volessi, non hai indovinato, hai selezionato X, quelle giuste sono A e B. Questo non posso ribadirlo, nel senso che c'è scritto che i round saranno registrati a termine della partita. Quindi vuol dire che il database sarà finalizzato con i dati dei tre round solo alla fine della partita. Questo è quello che è scritto qua. Se voi volete tenere in React le informazioni... Quindi non è richiesto un salvataggio e un recupero delle partite parziali. Quindi se io sto facendo il round 2, ho preso 10 punti, chiudo il browser, quando lo riapro, perso. Cioè non è richiesto un salvataggio parziale e un recupero parziale, come se non avessi mai giocato. Questo è quello che è scritto qua. Saranno registrate al termine di ogni partita. Dove voi decidete di salvare i round e i loro valori, diciamo ogni volta, se in React, se mandarli al server, se mandarli al database dopo averli mandati al server, eccetera, quella è una scelta di progettazione che posso vedere n pro ed n contro per ognuna delle cose che mi vengono in mente. Quindi quella è una scelta di progettazione che discutiamo all'orale. Potenzialmente discutiamo all'orale. Sì. Sì. Che metodo? Beh, potete usare quello che ve lo dà Express di default, quindi... Il nome e l'estensione?
e al massimo la cartella che le contiene, se non è la cartella che contiene tutto static. Perché tutto il resto è default, cioè è default. Prima sopra. Scusami. E può andare bene l'URL di immagine su internet, occhio che alcuni siti bloccano questo tipo di operazioni, quindi non puoi chiamare un'immagine da un server che non è se stesso, quindi conviene scaricarle. L'immagine però viene bene correttamente se la rendiamo con JSON, no? Se inviamo... No, l'immagine va inviata come tipo immagine. Ma quando tu, se tu lo fai con quella cosa di Express, e proprio ti manda l'immagine. Con un punto send normale, quindi... Non ti serve il punto send, ci pensa lui. Con quell'istruzione, lui mette tutto quello che c'è nella cartella public, static, come vuoi chiamarla, disponibile a localhost porta, slash, eventuale sottocartella dentro public, nome dell'immagine. Quindi se tu apri un browser e vai su localhost 3001, senza React, localhost 3001, slash, la mia immagine.png, tu vedi l'immagine.png, lui manda l'immagine. Facendo una get a quell'indirizzo ricevi l'immagine. E c'è un tipo nella fetch per fare, beh, non serve fare il parsing, serve solo prendere il contenuto del pacchetto. Sì. Altre domande? Ok, allora, sono in realtà le 11.28, quindi dobbiamo, non so se lasciare l'aula o quant'altro. Quindi io chiudo qui la registrazione, chiudo qui anche l'ultima lezione del corso. Se avete delle domande, magari rimango ancora qua in giro per un attimo. Ricordatevi di iscrivervi all'appello dell'esame che vi interessa, ricordatevi di compilare il questionario di fine corso, del CPD, soprattutto se lo compilate in maniera non a caso, se no evitate, andate in fondo e premete non mi interessa, e così vi fa registrare l'esame lo stesso. E ci vedremo, vi manderò altri messaggi su Telegram anche per prenotare uno slot per l'orale, che di nuovo inizieranno dal 1° luglio e andranno avanti fino a esaurimento degli iscritti. E con questo abbiamo finito, se avete domande rimango ancora un attimo in giro, ma dobbiamo lasciare l'aula al professor Morisio. Ci vediamo all'esame allora. Buona giornata a tutti.